Ciao ragazzi, allora nuovo video. Per questo video ho pensato di parlarvi di tutte le novità che usciranno giovedì 19 ottobre in tutti i punti vendita Lidl. Ho fatto un sondaggio su Instagram, più precisamente sulle Instagram Stories, e bene il 96% di voi mi ha dato l'ok per girare subito questo video, in quanto per il prossimo volantino sono previsti tantissimi nuovi prodotti biologici e con inci ottimo riguardanti hair care, skincare e body care. Iniziamo subitissimo. Le linee che copriranno questo volantino sono due. La prima è quella dei Provenzali Bio, con tutta la linea alla rosa, e la seconda sono tutti i nuovi prodotti, ma anche qualcosa che conosciamo già, della PH Bio. Riguardo i prodotti dei Provenzali Bio alla rosa, abbiamo la crema viso biologica 24 ore in entrambe le versioni. Quella fucsia è nutriente, mentre quella con packaging verde Tiffany è idratante. Consiglio la nutriente soprattutto per pelli molto secche, mentre quella idratante per pelli normali e miste. Già vi ho fatto un video su queste creme della linea all'olio di rosa Moscheta, ve lo lascio qui sopra nel pallino delle informazioni, e devo dirvi che con la crema viso non mi sono trovata un granché bene. Poi comunque, se volete maggiori informazioni, vi rimando sempre a quel famoso video. Per 5,99€ c'è poi il prodotto che sinceramente io punto da un bel po' di tempo, perché volevo provare ad utilizzarlo tutto questo inverno insieme al mio fondotinta, in quanto tendo ad avere una pelle molto secca. Sto parlando dell'olio puro biologico ed è quello col dosatore a gocce, anche molto molto comodo appunto da miscelare con il proprio fondotinta preferito. Il latte viso biologico, che praticamente è un latte detergente con la confezione a pompetta, quindi per questo già è molto molto comodo, perché si può dosare il prodotto da utilizzare poi sul viso. Prezzo 2,79€. Continuando, per 2,99€ c'è il contorno occhi biologico, sempre all'olio di rosa Moscheta. Anche di questo vi ho già parlato e vi ho fatto la recensione nel famoso video riguardante i provenzali alla rosa, e devo dirvi che mi sono trovata molto molto bene. Dosatore a puntina, di modo che si può direttamente disporre il prodotto sul contorno occhi. Ancora c'è il tonico viso addolcente biologico, prezzo 2,79€. Infine abbiamo il filler viso biologico, prezzo 3,99€, e questo è adatto sia al contorno occhi che naturalmente al contorno labbra. Non so neanche qui a dirvelo, tutti questi prodotti sono biologici e hanno quindi inci ottimo, e li consiglio soprattutto a chi ama il profumo di rosa. Ma le novità più eclatanti sono, secondo me, tutti i nuovi prodotti della PH Bio. Come sapete, la PH Bio è una linea che adoro, mi piacciono tantissimo molti dei prodotti di questa linea, tranne naturalmente lo shampoo, con cui devo dirvi che non mi sono trovata molto bene. Ma naturalmente queste novità non sono mai state presenti in passato in tutti gli espositori PH Bio, che come sapete è una linea che non si trova in linea permanente ma in edizione limitata, quindi quando il prodotto termina non sarà più riassortito. Spero solo che prima o poi le ragazze di Lidl si decidano ad introdurlo appunto in gamma permanente, come hanno fatto per la CM Baby, perché comunque secondo me è una linea ottima e fatta davvero molto molto bene anche a livello di ingredienti. Abbiamo in primis lo scrub corpo biologico alla nocciola, prezzo 3,99€. Ancora per 3,99€ ben 5, e dico 5, nuove maschere capelli biologiche, che sono la cosa che appunto da quando ho visto queste novità, infatti non vedo l'ora di provarle. 2,49€ c'è il sapone biologico, quello con dispenser, disponibile questo in 3 nuove fragranze. La crema corpo biologica, prezzo 3,79€, disponibile nelle 3 classiche fragranze della PH Bio, ossia aloe, karité e mandorle, più una novità. Prezzo 3,79€. Infine è tornata la mia amata crema mani biologica, prezzo 2,49€. E questa disponibile nelle classiche 3 fragranze che abbiamo visto anche le scorse volte negli espositori PH Bio, ossia aloe, karité e mandorle. Infine c'è il prodotto che
insieme alla maschera mi incuriosisce tantissimo, ossia il deodorante biologico, disponibile questo in due fragranze, prezzo 2,99 €. So che tantissime di voi reperiscono la pH bio non solo da Lidl ma anche in tantissimi altri supermercati, ipermercati eccetera. Purtroppo qui da me non si è mai vista, quindi assolutamente vi chiedo di farmi sapere qui sotto nei commenti quali prodotti già avete provato, avete acquistato, e soprattutto fatemi sapere quali secondo voi sono i migliori e quindi quale un pochettino consiglieresti anche ad un'amica, che in questo caso sono io, di acquistare. Anche la linea dei provenzali bio alla rosa è una limited edition, quindi non la troveremo sempre da Lidl quando andremo a fare spesa, è fino ad esaurimento scorte. Bene ragazze, con questo è tutto, mi raccomando lasciatemi un bel pollice in su di supporto se vi è piaciuta questa tipologia di video, ricordatevi sempre di iscrivervi al canale e fatemi sapere se anche voi avete provato già qualcuno di questi prodotti e come vi siete trovate, e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video, un bacione, ciao!